Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Eh 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 eh. Ok, continuiamo con Minecraft. Ho messo l'Optifine e quindi adesso abbiamo la shader. E avevamo deciso appunto di spianare qua e incominciare a fare qui un piccolo avamposto. Vediamo se qui o da qualche altra parte. Vediamo un attimo perché magari troviamo qualcosa di migliore. Vedo delle api, però. Quindi già mi piace. Ci sono tante api. Poi qua c'è lo spazio. Si apre. Quasi quasi lo farei in riva al fiume. Proprio qui. Non lì, ma qui. Ovvero qua. Spianando un po'. Mmm. E c'è la montagna. Non è male come idea. Non è brutta anche la zona. Abbiamo già delle canne, ma ce l'avamo già, delle canne da zucchero. Vediamo qua cosa abbiamo. Non è male, non è male. Sì, diciamo che mi attirano moltissimo il fattore che ci siano delle api, quindi possiamo fare le candele se non ricordo male. Va bene, incominciamo. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Lo facciamo così che poi spianiamo tutto. Qua buttiamo giù tutto noi, sì, sì, dai, vai, iniziamo. Butiamo giù più alberi possibili. E ci facciamo una bella casetta. Vediamo un attimo. Belli questi alberi però, eh. Questi due quasi quasi li lascerei. Questi invece li buttiamo giù. Cibo. Cibo ce n'abbiamo, quindi per adesso direi che... Non va male. Ops, sbagliato tasto. E... Questa canzone è nuova però. Non c'era prima in Minecraft questo tipo di canzone qua. Proprio buttiamo giù tutto. Testacchiamo questi. Ottimo. Questo adesso non si tirerà giù fino a quando non tiriamo giù la betulla. E tiriamo giù la betulla. Però è vero, con gli shader cambia totalmente la luce. Cioè, proprio di gran lunga. No, sbagliato. Vabbè, stai calmo. Ok. Nel frattempo questo qui, quest'altro e questo. Raccogliamo tutto il raccoglibile. Ah, tutti attaccati qua. Tiriamo giù anche questo. Dunque, vediamo un attimo. Allora, cosa potrebbe mancare? Questo qua piccolino, lo facciamo fuori. Ma a me le ne abbiamo prese, eh? Neanche una mela? Però! Eh ok, ci siamo. Allora direi di piazzare. Mm, qui dovremmo spianare un po' però. A meno che facciamo... lo facciamo qua sopra. Facciamo una casetta qua. Allora, questo qua ce lo mettiamo qui all'ombra dell'albero e ci piazziamo, ci piazziamo questo. Qui io direi di farci una chest subito una cassa la facciamo qua dove ci andiamo a mettere tutta sta roba. Questa la prendiamo e la mettiamo qua e direi di incominciare a cuocere questi qui ci andiamo a mettere questo lana nera questo cos'è lana grigio polvere da sparo tutto ciò che non ci serve quello crudo questo 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 que la barca adesso la mettiamo a mollo la barca ovvero qua Non la mette. Perché non la mette? Ah, ecco. Dicevo io. Naturalmente ci serve anche della roccia che non abbiamo. Allora, intanto mangiamo. E siamo full. Perfetto. Roccia qua ne abbiamo? No. Andiamo a prendere la roccia. La roccia la troviamola di fronte, quindi ce ne andiamo di là. Sperando di non perdere il. Uh, ci cioè abbiamo pure le zucche! Eh, Hai visto. No, di qua non si sale. Di qua. Si. Sì. Eccola lì. Aia. Ma che bella, uno, due e tre. Ci raccogliamo un bel po' di roccia e incominciamo a fare la base della nostra casa. Poi vediamo se fare il parquet per terra o usare una pietra o un qualcos'altro. Andiamo a tutto questo. Fatemi sapere se volete i tagli oppure no. Cioè vorrei fare una serie rilassante senza tagli, ovvero vi faccio vedere tutto, tutto il materiale come viene raccolto. E... Oppure volete i tagli vi sembra un po' noioso vedere mm, un gameplay dove scavo per raccogliere tipo stack stack di roccia fatemi sapere, fammi, fatemi sapere. Ok. I soliti glitch grafici nella shader. E questo cos'è, andesite? O è sempre la roccia. 24 64 Prendiamo un'altra fila, anzi facciamo fino a quando non si rompe il piccone, ma Ok, si è rotto, perfetto. Scendiamo, questo qui, ce li prendiamo. Ecco, due e tre. Grazie. Andiamo dritto di qua e dovrebbe esserci il nostro accampamento. Eccolo lì. Wow. Oh, per Pensato che già mi ero perso. La nostra barca sta affondando, va bene, non è un problema. Perfetto. Allora, bastoncini. Qua l'ha finito. Uh, questa. Ci facciamo subito un piccone perché l'altro l'abbiamo rotto. Direi di farne due, un accetto una pala. Dov'è che dormiamo? Ok. Perfetto. Buongiornissimo. Allora, vediamo un attimo di stabilirci e vedere un po' come fare. Intanto, vediamo di raccogliere anche del grano se ce lo dà. Guarda, guarda come muore. Guarda, guarda. Naturalmente non ce... Ah oh, ce l'ha dato ok Ci manca una zappa però Facciamo la zappettina Ok abbiamo uno di grano signori Siamo ricchi Uno di grano Mai vista una cosa del genere eh? Di solito te ne dà proprio a bizzeffe Facciamo subito un piccolo orticello in riva al mare, al fiume e piantiamo. Ottimo. Piantiamo anche questo. Perché quello se n'è andato lì? C'è l'acqua. Vabbè. Allora, vediamo un attimo di capirci. Di cosa fare? Vediamo un po' perché belle quelle api. Onestamente mi piacerebbe questo livello qua. Quindi sì, magari dovremmo alzare un po' qua. Eh. Cercando di prendere più semi possibili perché la nostra fonte di sostentamento sono i pesci questo anzi e se c'è anche della dell'argilla non sarebbe male ok di pesci li abbiamo fatti fuori oh, no, quanti, quanti ce ne qua ok questa cos'è l'arcilla, l'abbiamo trovata è proprio sotto di noi, perfetto abbiamo tutto, cacchio abbiamo tutto questo è un bel posto, si prospetta essere un bel posto, cuciniamo il salmone questo lo posiamo qua questo lo mangiamo allora Incominciamo a capire come fare Vediamo un po', partendo da qua Allora, la nostra base era 1, 2, 3, 4, 5, 6 E diventa da 5 1, vediamo, 1, 2, 3, 4 5 5 Dimentiamone un altro di qua e lo facciamo più grande. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bella grande. Vediamo un po', eh. Quindi... Andando di qua, questo è su questa linea. Quindi, di qua, vi ho già finito la prima roccia. E poi di qua facciamo così esattamente.

Ci rompiamo ogni volta che cadiamo. 1, 2, 3 e 4. Poi 1, 2, 3 e 4. E nel frattempo che siamo qua, tiriamo giù quest'albero. Perché i suoi tronchetti belli allora ci serviranno per fare una cosa allora no sono caduto vabbè ok allora dato che ne abbiamo di questi proprio a bizzef utilizzeremo questi uh, perché abbiamo la bete in effetti che è più scuro però per farlo crescere ci vuole un bel po vabbè piantiamolo poi vediamo che semmai li sostituiamo quindi questo invece di quercia ne abbiamo tantissima però così è alto 4 1 2 3 4 no è alto 5 in teoria ok non lo so sull'altezza potrei aver fatto una cretinata perché risulterebbe pari vediamo un attimo permesso grazie 1 e 2 siamo più in basso ci riesco sì ok come ci si diverte con poco allora vediamo un po' 1 2 3 ce la facciamo sì andiamo di qua e mettiamo anche questo pala ci costruiamo adesso una scala per andare sopra. Naturalmente così questa è disastrosa, quindi la dividiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Allora io la porta la vorrei qua lateralmente, quindi qua. Quindi 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su qualcosa che non va 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ah ecco mi sembrava strano quindi questo qua fa così tac ok e questo qua fa così e sono i due pilastri che tengono la struttura altrimenti cadrebbe qui ci mettiamo un altro Tronco di sostegno che tiene il tutto, perfetto. E qui ci vuole il suo pilastro centrale di sostegno che naturalmente va fino a terra perché sennò non, non avrebbe senso. Allora, questo lo chiudiamo e diciamo che la base, la struttura è fatta. Adesso incominciamo a capire come fare le pareti. Le pareti, il legno che abbiamo di più o di betulla. La betulla come vi è? Oppure di questo. Non lo so se è di betulla. Il betulla è chiarissimo. Hmm. Oppure scortecciato. Ok, io farei... Di betulla questo, quindi la porta abbiamo detto che la facciamo qua, quindi qui ci va la porta, quindi facciamo una finestra doppia così, qui facciamo un finestrone, hmm, non sarebbe male. Qui ci facciamo una doppia finestra e qui è finito. Andiamo a prendere l'altra legna. Eh certo, adesso mi serve la betulla. Mmm. Ma tanta proprio. Fortunatamente ce n'è. E ne possiamo farne tanta. Allora 1 2 dobbiamo passare permesso qua già sta facendo buio fa buio troppo presto per i miei gusti usciamo dalla porta e voilà ok e andiamo a dormire ok in questa splendida mattina non dobbiamo fare neanche colazione allora qui Invece di fare un finestrone gigante, io farei una finestra così. Mm? Che ne dite? Ci sta! Un po' diversa. Qui invece. Facciamo una finestra doppia. E qui, Dulcis in fondo. Togliendo questo io ci farei, questo cos'è l'ingresso? Una finestra così, perfetto. Questo va a chiudersi, che è una parete centrale, si può chiudere. Ottimo. E questo fa così, perfetto. Dai, non è male, no? Ci manca solo la porta, dunque per la porta o la facciamo di quercia? Vediamo un po' come viene. Non ci abbiamo abbastanza quercia. Vediamo un po'. Viene così la classica porta. Invece, se la facciamo di pino, vediamo un po'. Eh, questa è più bella. Come porta esterna mi piace di più. Eccola qua. Eh? Perfetto. Questa non ci serve, questa neanche. Questa è quercia. Abbiamo farina d'ossa? No. Colorante bianco. Mm. Questo ce lo prendiamo e questo pure. Perché adesso... Dobbiamo fare il pavimento. No, perché l'ho messo qua? Vabbè, pazzia. Pazzia pure. Il pavimento. Lo facciamo. Facciamo il parquet. Il classico parquet. Eccolo qua. Uno, due. Spianiamo tutto. Togliamo la terra. e mettiamo il parquet. Mmm, ci serve altra legna. Ci serve altra legna. Allora, andiamo a prendere l'altra legna. Ah, ho detto io che serviva tanto legname. Questo ho scelto un posto con tanta legna. Questo ci serve. Ok. Poi... Uh, è cresciuto il pino. Buono. È già cresciuto. Buona questa cosa. Vediamo se ci dà l'arboscello che lo ripianto subito. togliere questo qua bello però da fastidio uno e due e tac Ah, eccoli qua. Arboscello di abete, ripiantalo Immediateli. Se me ne dai un altro, mi fai un favore. Questo tiriamo giù questo che gli dà fastidio perché si è attaccato. Ok, poi tirerei giù anche questo ho detto che dovevamo disboscare un bel po e poi toglierei anche questo e prendiamoci la betulla Eccolo qua l'altro. Per adesso mettilo qua così lui cresce. Questo togliamolo che dà fastidio. Una mela. Qua raccogliamo il tutto. Perfetto. Dunque abbiamo questo che trasformerà in parquet. Facciamo un altro pavimento. Onestamente potremmo cambiarlo in uh, diorite levigata se troviamo la diorite. Tanto abbiamo già capito che nella montagna lì c'è la nostra caverna. Caverna, la nostra cava di, di, di pietra che diventerà la nostra miniera favorita. E voilà. Faremo tutto un percorso. Wappetare. Faremo tutto un percorso per arrivare là. Come si zoomava così? Eccola, lì. Guarda la pina. Bene. Eh... Dai. Non sta venendo male. Diciamo che questa è la vista dall'alto. E... E ci siamo. La prossima volta incominciamo a costruire il secondo piano, il tetto. E vediamo un attimo di incominciare a fare anche un po' di vetri. Direi iniziamo con i vetri, così spostiamo già la. anche se non c'è il tetto, ci spostiamo dentro. Ok? Bene, signori, come sempre, lasciate un like, o un commento, e se vi va, iscrivetevi per supportare il canale. E come sempre, siete mitici. Alla prossima, bye bye.